noi qua tentiamo di riciclare quello che abbiamo mangiato, o quello che abbiamo buttato, non quello che abbiamo mangiato, quello che abbiamo buttato. Allora, come prima cosa, che cosa facciamo, che cosa ci mostri sì, oggi? Innanzitutto oggi poi è il 31 dicembre, come tutti i 31 dicembre da qualche anno a questa parte, la nostra discarica di Malagrotta a Roma dovrebbe chiudere e in realtà non purtroppo chiude. Questo è un problema che speriamo che si risolva più presto, perché sennò moriremo qui a Roma inondati dall'immondizia. Però insomma speriamo al prossimo anno, è un buon augurio che facciamo ai nostri politici e insomma speriamo in un bene migliore. Allora, il problema principale purtroppo mancano gli impianti di compostaggio, allora esatto, e ce lo facciamo in casa noi ce lo facciamo in casa. E che cos'è un impianto di compostaggio, ricordiamolo Stefano? È un impianto che prende il rifiuto umido che noi abbiamo in casa come scarto e che buttiamo, che è circa il 30% del rifiuto totale, viene preso e viene, se viene messo in discarica, va in putrefazione perché manca l'ossigenazione, la reazione, e quindi si crea quella puzza che è poi tipica della discarica del problema. Però, invece, se noi la mettiamo in un impianto di compostaggio o in una compostiera, in una situazione climatica differente. Allora, questa è la compostiera, guardate, questa è la compostiera, esatto, c'è un recipiente. Ce la siamo inventata con un mio amico. Dario Tamburrano, per far sì che si possa compostare non solo in giardino, ma bensì anche in casa, in un terrazzo, senza dover stare un piccolo a contatto balcone, perché poi terra non occupa molto spazio. Allora, questo recipiente, però io vedo all'interno di questo recipiente, Stefano, scusa, che cosa c'è? Cioè, allora, che cosa hai messo all'interno? Questo è un semplice secchio chiamato trespolo, che è un portasacco per mettere l'immondizia, i grossi uffici hanno questi. Questa però l'abbiamo modificata mettendo un sottovaso, questo è un esempio per far vedere adesso la telecamera, un sottovaso della stessa dimensione della base. Ah, ecco, certo, qua. In questo caso è un po' più grande. Questa questo già sottovaso, è messa, ma si trovano. Per far vedere, sì, esatto. E con il trapano si fanno dei buchi e con queste fettucce, eccole qua, si possono fissare. Ai si bordo. Può fissare, sì, esatto, il sottovaso sotto per chiudere questo trespolo. I buchi servono comunque per favorire la reazione e per far uscire eventualmente qualche liquido detto percolato, ma veramente se è fatta bene la compostiera sarà molto poco, quindi eventualmente si può, se è in terrazzo, si può mettere un altro sottovaso più grande messo sotto per sicurezza. Ah, va bene, perché insomma una doppia protezione. Quindi facciamo con il trapano si buca e si mette questo tessuto ombreggiante dentro. Per ricoprirlo un po', perché? Esatto, perché comunque esteticamente sarebbe brutto vedere il rifiuto umido. Certo, sì, è vero, poi uscirebbe anche. E insomma, soprattutto per eventuali moschini, mosche, insetti, che comunque stanno dentro, quindi non crea problema, proprio perché vengono isolati da questo. Si mette dentro. Adesso io faccio vedere velocemente perché è un'operazione che un po' più di calma, fissa, però insomma si fissa con queste fettucce così, ecco, in modo tale che tutta la superficie venga, faccio vedere solo come esempio. Ok, ecco, questo qua e lo ricopriamo. E si chiude così, adesso l'ho messo al contrario. Vabbè, non fa niente. Okay. Allora, questo viene ricoperto e poi viene fissato da questo gancio e viene messo tutto per coprire tutto quanto. Eventualmente, come si può anche vedere le foto, si possono fare anche col trapano si può bucare qui e fare uno sportellino per prendere, vedremo come, il composto. Allora, questo all'interno poi buttiamo tutta la nostra spazzatura, in questo caso noi buttiamo i rifiuti umidi, non carta, non plastica, mi raccomando, per cui noi premettiamo che le persone facciano già la raccolta differenziata, per cui il cartone da una parte, il vetro da un'altra e la plastica da un'altra parte ancora. Esatto, allora la prima cosa, facciamo conto che questa è la nostra base già bucata, si mettono un po' di argilla espansa sopra per non tappare i buchi e per far drenare. Allora, questa è l'argilla. L'argilla espansa, che è utile metterlo anche se non è fondamentale. E poi si comincia a mettere il nostro rifiuto umido. Io adesso ho portato un esempio, questo ce l'ho a casa, poi esco fuori. Bucce di banana, insomma, anche un po' per esempio tutto. Anche la carta è fondamentale, perché la carta, perché questo è lo scarto vegetale che è ricco di azoto.
però serve anche una forte componente di carbonio. Il carbonio potrebbe essere una foglia secca o comunque anche carta, cartone, che in questo caso, questo, i fazzoletti che non andrebbero comunque usati il meno possibile, perché usa getta, esatto, invece che bisognerebbe usare i fazzoletti di stoffa, però a volte è comodo usare questi. Se sono unti, questi non vanno nella carta per essere riciclati, ma sono fondamentali. Ah, non li dobbiamo buttare nella carta questi? No, perché sono unti. La carta unta, per esempio il cartone della pizza, non va messo nella carta, no, perché non è riciclabile, perché è unto. Io il cartone della pizza, quello, la parte unta, questo non lo sapevo, però esatto, la metto qui dentro perché è ricca di carbonio e quindi tende a farmi asciugare la decomposizione del rifiuto umido. Che cosa succede? Dentro si crea un microclima, anche ad alta temperatura, si creano anche dei vermi, ma stanno comunque dentro, e tutto il cibo, i miei scarti, sono mangiati da questi vermi e vanno in biodegradazione. Oh, mamma mia, però che cosa brutta, scusa. Lo so, una cosa brutta. Una cosa è un miracolo. Anche perché poi, alla fine, sì, esatto. Esatto, è un miracolo vedere che io metto la mia buccia di banana e dopo qualche giorno non c'è più, oppure la mia buccia di cocomero e vedere proprio che viene presa e rosicchiata. E alla fine, mentre in discarica crea puzza e inquinamento, alla fine io ho il mio terriccio. Cioè, alla fine di tutto questo, noi processo, che facciamo però del processo, noi buttiamo dentro i rifiuti. Dopo qualche mese, se io ho fatto uno sportellino, la parte in basso che è già da qualche mese, il rifiuto che si è già decomposto ed è diventato terriccio, humus, terra, lo posso prelevare dallo sportellino. Oppure io uso un altro metodo: quando è piena la lascio per un mese, due, la lascio ferma, poi con una rete in una carriola o ribalto tutto, quindi quello già che si è decomposto, che è diventato terriccio, viene filtrato e lo posso utilizzare e mettere nelle piante. Ah, però, insomma, questo qua è una compostiera. Quindi questo utile, mi permette di risparmiare, perché non compro il compost, il terriccio. Cioè, perché alle piante questo può essere un concime davvero adatto. E questo è concimante, è veramente concimante, e non inquina le fave. Allora, e adesso invece facciamo il sapone per la stoviglie, perché questo ci interessa. Esatto. Magari un po' di più, un po' più pratico, anche persone anziane che stanno dentro casa, magari questo lo possono fare con più praticità. E allora, iniziamo a fare... Allora, prima... Questo sicuramente è una cosa utilissima per chi ha tempo, per chi, insomma, voglio dire... Il tempo comunque, una volta fatto, la cosa è semplice, poi verrà naturale, si prende lo scarto alimentare, questo invece che metterlo in quel secchio, lo si mette in quel secchio. Bisogna fare attenzione. Quindi tutto sta all'inizio, è una questione di abitudine culturale. Esatto. Allora, il sapone per la lavastoviglie. Esatto, prima faccio una premessa per introdurre gli altri due argomenti, diciamo, due cose. Questi sono semi di lino. Di lino? Di lino, esatto. Facciamo conto che stiamo a casa la sera, prima di andare a dormire. Metto i semi di lino dentro una tazza di acqua, così, due cucchiaini dentro una tazza d'acqua, e vado a dormire, li lascio qua, poi vedremo quello che ci facciamo. Oppure anche la carta che è avanzata dal... Sì, magari i giornali che buttiamo. Prima di andare a dormire sempre, per esempio, li posso mettere in una semplice bacinella piena d'acqua. E vado a dormire e poi vedremo che cosa ci facciamo. E va bene, due cose. Allora, prima di andare a dormire, queste due operazioni: un po' di semilino in acqua e un po' di carta in un secchio di acqua. Ok. Ok. Allora, invece intanto facciamo vedere come si può fare il sapone per la lavastoviglie. Ok. Utilizzando dei semplici ingredienti che abbiamo in cucina. Ok. Quindi senza andare a comprare il sapone. Esatto. E soprattutto di vantaggio, cioè che sono totalmente biodegradabili, per cui messo nella Non facciamo assolutamente male, non inquiniamo niente, che insomma di questo purtroppo di notizie brutte ce ne sono anche tante, che insomma è almeno così... Finalmente siamo anche attenti all'ambiente, che non fa mai male. Allora, il procedimento è semplice: prendo tre limoni. Tre limoni? Oddio. Ecco. Li taglio a pezzettini. Veloce, perché il tempo, hai visto i segni che ci fanno? Sì. I segni, ecco. L'importante è avere un frullatore di una discreta potenza. Franco, nel frattempo iniziamo ad aprire anche la bottiglia, lì dobbiamo iniziare, perché sennò qui il tempo corre. Tu stai iniziando a friggere, ma stai mangiando anche? No, preparo per tutti, se dobbiamo fare il brindisi. Ah, è vero, poi chiamiamo tutti qua noi, è vero, qua dobbiamo brindare. Sto preparando per tutti. E magari manca anche un altro bicchiere, lì io vedo, sono soltanto due bicchieri qua, mancano un po' di bicchieri, dobbiamo brindare.
Ecco, il sapone, vedo la ricetta per il sapone per la lavastoviglie, allora sì. 400 esatto, mill... adesso metto nel, ho messo i tre limoni, sì. Metto nel frullatore 200 grammi di sale. 200 grammi di sale, esatto. Sì, ecco. Tre limoni, 200 grammi di sale. Sì. L'acqua. Sì. Quindi 100 dopo... ml. 100 e 400 di 400 acqua. Di acqua. Sì, quasi mezzo litro. Ecco, magari forse ne ho messa pure okay. Un po' troppa. Okay. L'aceto lo metterò dopo perché prima inizio a frullare. Ok. L'importante allora, è che sia frullato abbastanza bene, quindi... Ok, ok, basta. Basta? Basta perché... Ok, se no non si sente. Esatto. Questo è il risultato. Questo? Questo è il risultato, diciamo, della... Del composto che abbiamo dopo messo che all'interno del bene. Frullatore. In sì. Realtà questo l'ho già bollito, perché adesso vedremo che va bollito, però per, vi faccio vedere per motivi allora, di questo tempo. Qua va bollito? No. Sì. Ah, ok. Questo prima va frullato. Lato, poi va bollito. Poi va bollito. Okay. Quindi il contenuto, dopo averlo frullato bene, il contenuto di del frullatore va messo dentro questa pentola. Va aggiunto i 100 ml di aceto. Ok. Ah, erano 100 ml 100 di aceto ml, e 400 esatto, di acqua. 400 di acqua. E va messo a bollire. Ok. Quando ha bollito, bisogna aspettare 10 minuti, farlo bollire 10 minuti in modo tale che viene una marmellata abbastanza densa. Dopo 10 minuti che si leva dalla fiamma e si può mettere in un semplice barattolo che adesso non ho, ecco, vabbè, potrebbe essere questo qui come avevo messo io e si chiude ed il prodotto è finito, si aspetta che si fredda, apro la lavastoviglie, metto un cucchiaino di questa marmellata, chiamiamola così, marmellata, il sapone, sì, la marmellata, si mette nella vaschetta dentro la vaschetta dove noi mettiamo di solito la pasticca o il sapone, al posto del billantante che in genere è molto costoso e sono sempre quei fagocini plastica, sì, rifiuti inutili, io ci metto direttamente l'aceto. Grande. Quindi veramente, è veramente una stupidaggine farla, e questa poi, è veramente una cosa pratica e divertente utile. Che posso dire, per risparmiare energia... Quando io ho il pannello fotovoltaico, quindi alimento... Vabbè, ma tu vivi anche in campagna, esatto. Diciamolo, insomma, sei anche fortunato da questo punto di vista, però... Beh, basta avere un tetto. Alimento la lavastoviglie e la metto a programmare la notte, in modo tale che la mattina quando sorge il sole parte il lavaggio, quindi usa l'energia solare, uso il mio sapone biodegradabile, naturale, e più metto in una tazza metto dell'acqua, dentro ci metto l'uovo... Chiudo questo vasetto e metto quest'uovo dentro la lavastoviglie. Per cui sfrutta l'energia, l'acqua calda che sta dentro la lavastoviglie, che viene generata dal sole. Non ci posso e quando credere. Io mi sveglio, apro la lavastoviglie e mi trovo il mio uovo alla cocca già pronto per fare colazione. Grande Stefano!